E benvenuti nel mio canale. Oggi è un nuovo video. Oggi vi farò un video dove vi mostro tutti i solari, tutto il mio beauty con tutti i solari che mi porterò in vacanza. Sono diversi solari, compresi anche i solari di mio figlio, perché io vado a scalare. Inizio da una protezione 50 per finire a una protezione 10, poi uso quelli per i capelli. Insomma, non so se questo video vi può interessare, però la trovavo un'idea carina, insomma, mostrarvi tutti i solari che ho messo tutti in questa pochette trasparente di plastica, sono tantissimi. Pochette trasparente in plastica e vi mostro un po' tutti. Io inizio i primi giorni, li vedete tutti così scocciate perché ho paura che sbattendo l'una sull'altra, essendo in valigia, di solito sbattono ovunque, le valigie si schiacciano e potrebbe fuoriuscire il prodotto. Io questa qui l'ho già usata, la scorsa volta che sono andata al mare e anche lo scorso anno. Perché? Perché ha una PAO di 12 mesi, quindi l'ho usata l'anno scorso proprio in questo periodo, fine luglio, e quindi ho deciso di finirla e riutilizzarla perché avendo una PAO di 12 mesi è ancora valida, il prodotto all'interno è ancora buono e quindi ho deciso di terminarla. Questa è da 150 ml, è una crema solare protezione alta, insomma 50 più di Alchemilla. Alchemilla è un brand bio che trovate sia online che nelle bioprofumerie. Meraviglioso, una colorazione giallina, però si stende veramente facilmente. Io vi ripeto, questa l'ho già usata, ne ho usate alcune di Alchemilla anche l'anno scorso e mi ci sono trovata molto bene. Poi da 50 per il viso uso questa qua di Drop Brazil, che è una crema solare protezione 30 viso e décolleté. Questa qui, questo è il primo anno che provo queste creme di Drop Brazil perché mi sono state inviate dall'azienda e quindi l'ho usata una sola volta perché sono stata una sola volta in piscina, quindi l'ho usata una sola volta e ho visto che si stende abbastanza bene. Quel giorno che sono andata non mi sono arrossata e contiene filtri fotostabili, ovvia. Contiene sia filtri fisici che filtri chimici, quindi non è del tutto bio, ma onestamente per le creme solari preferisco entrambi i filtri perché sono sicura che non mi brucio praticamente. E contiene olio di acai, adiroba, babasoho, crusca di riso, burro di karité, vitamina E, glicerolo, estratti di rosa, mirto, amamelis, cassia, arginina, tirosina, alfa bisabolol, filtri solari fotostabili, anti UVA e UVB. Io vi ripeto, l'ho usata una sola volta, quindi questa è da 75 ml, ha una PAO di 8 mesi e poi magari se vi può interessare quando sarò tornata dalle vacanze, anche perché farò sicuramente un video, cioè sicuro, sul mio primo canale, Il Dolce Mondo di Sara, dove parlo insomma di come mi sono trovata poi con questi solari e ve ne saprò dire sicuramente di più. Questi comunque li trovate sul sito di Drop Brazil. Se vi può interessare me lo dite, magari vi lascio il link giù nell'info box. Fa tantissimi prodotti naturali e che hanno comunque un buon indice accettabile o addirittura alcuni sono bio, dipende poi dai prodotti. Insomma, questa qui. Poi, sempre di Drop Brazil, l'azienda mi ha inviato, che ho anche già provato per mio figlio, la crema solare BB50 con sempre filtri UVA fotostabili. L'abbiamo usata una sola volta, è da 100 ml, anche questa ha una PAO di 8 mesi e ha un SPF 50 formulata appositamente per la protezione della
La delicata cute dei bambini contiene filtri UVA e UVB fotostabili che garantiscono la giusta protezione dai raggi solari e prevengono scottature ed eritemi. Quindi insomma contiene anche questo aca, babassu, arginina, tirosolina, alfabisabulolo, karité, insomma tanti estratti. E questa pure l'ho usata una volta. Mio figlio sembra che non sia arrossato, diciamo che queste sono le creme che mi mettono più ansia perché sono quelle per bambini e io ci tengo tantissimo. Infatti per mio figlio comunque ho ripreso quella che uso da anni, infatti magari l'alternerò perché voglio stare veramente sicura che è questa di Dermasol, la Dermasol Bimbi che io prendo in farmacia, che è la 50 più, anche se contiene onestamente, non è un solare bio, ma non mi interessa perché io per mio figlio voglio stare sicura. Quindi è un Dermasol Bimbi, ho preso quello spray, di solito prendo quello in crema, ma avendo questo in crema, quest'anno magari provo con il latte solare spray. E questo vabbè costa 16-17 euro in farmacia, ma vi ripeto, mi ci sono sempre trovata strabene e glielo ricompro ogni anno perché con questo non si arrossa mai. Questa è una PAO di 6 mesi, quindi una PAO abbastanza corta, ma non mi interessa perché vi ripeto, per me anche se un solare Bimbi contiene siliconi, sti gran cacchi, perché il silicone mi forma un film schermante e quindi sono sicura che non mi va ad arrossare la pelle del bambino. Ecco perché io sono un po' contro i siliconi, perché quando poi usiamo delle creme viso tutti i giorni, i siliconi vanno sia sul viso che sui capelli, formano questo schermo che non fa passare nulla. Ovviamente quando si tratta di un solare è meglio perché non fa passare. Insomma, non fa bruciare la pelle perché forma questa specie di pellicola detta in parole spicciole e quindi preferisco usare per mio figlio questi Dermasol. Mi sto passando una testa di chiacchiere. Poi, sempre di Alchimia, ho sia la protezione 30 che la protezione 15 perché questa 30 l'ho trovata qualche giorno fa in una box che vedrete il video. Ho delle box tra qualche giorno sull'altro mio canale, sempre Dolce Mondo di Sara, e vedrete che c'è anche questa protezione 30, mentre questa protezione 15 l'ho trovata in una box dell'anno scorso. Sono entrambe chiuse, sigillate, e perché l'anno scorso sinceramente non l'ho usata e quindi non l'ho aperta proprio perché era peccato, e perché ne avevo altre, ne ho usate altre, e quindi le porterò sia la 15 che la 30. Userò entrambe. Userò entrambe e poi vi ripeto, so già che i solari Alchemilla sono ottimi perché l'ho usati anche l'anno scorso, oltre ad avere un odore super super gradevole. Dice, ma quanti solari ti porti? Purtroppo sì, io sono una che ci tengo tanto a non scottarmi, a non bruciarmi, perché non è vero che chi usa la protezione solare non si abbronza, è una stronzata, concedetemi, no? Ci si abbronza lo stesso, solo che ci si abbronza con criterio, senza bruciarsi, evitando i danni del sole, evitando le macchie solari, evitando i tumori della pelle, evitando l'invecchiamento precoce della pelle. E poi ancora questo qui, che ce l'avevo dall'anno scorso, infatti come vi dicevo la 15, ecco perché non avevo aperto questa, perché avevo questa spray, questo olio spray di Alchemilla che avevo usato l'anno scorso, ce n'è pochino dentro, meno della metà, lo finisco così lo termino e lo butto via. E quindi c'è questo protezione 15 che è olio che mi piace un sacco perché questa versione ad olio la preferisco perché abbronza tantissimo, ma veramente tantissimo. Infatti non l'ho ricomprata quest'anno giusto perché avevo ancora questa, ma se no l'avrei assolutamente ricomprata visto come mi fa abbronzare.
perché contiene insomma tanti oletti all'interno, ha un odore stupendo, un odore di monoi, infatti contiene anche olio di monoi, tutte contengono monoi, infatti hanno questo odore spettacolare di monoi che io uso. Non ve lo faccio dire perché non ce l'ho a portata di mano, lo voglio trapassare in un cosetto piccolino, proprio l'olio di monoi, l'olio di monoi di Alchimilla, che è solo esclusivamente olio di monoi, che io uso lo diluisco con l'acqua, faccio in un spruzzino, in un piccolo spruzzino che non ho più a portata di mano, faccio metà olio di monoi, olio di monoi e olio di cocco e metà acqua, e poi me lo vado a spruzzare sui capelli così da dare una protezione anche ai capelli. A volte me lo spruzzo anche sul corpo, però sempre solo dopo aver messo la protezione come intensificatore di abbronzatura. Potete mettere la protezione per esempio 30, 20, 15, 50, quella che volete, e su ci andate a spruzzare un mix di monoi, cocco e acqua, e vi intensifica e vi fa abbronzare molto più in fretta. E per i capelli ho anche insomma queste due qui. Una è la 10 e una è la 10 di un olio solare protettivo per capelli con filtri UVA di Alchemilla, che mi era stata inviata l'anno scorso e ce n'è ancora abbastanza, poi comunque è una PAO di 12 mesi, quindi la riutilizzerò in un'altra box che onestamente non so se aprirò perché non mi va di sprecare quei prodotti, vedo un attimo semmai. Me lo conservo perché poi ha una PAO di 6 mesi. Quest'altro olio per capelli di BOB, che non ho mai provato, che avevo ricevuto sempre in una box, applicare sui capelli asciutti prima dell'esposizione al sole o come impacco, quindi non lo so onestamente, me lo porto, ma se mi rendo conto che è sprecato non lo andrò onestamente proprio ad aprire. Tutti questi prodotti sono comunque prodotti, sì, alcuni bio, alcuni con buonici, tranne, come vi dicevo prima, questo di Termasol, che onestamente non ne può fregare di meno perché lo uso e voglio uno schermo totale per mio figlio protettivo e quindi vado ad usarlo. Se vi possono interessare i prodotti do Brasil, anche perché non costano tanto, vi lascio il link nell'info box, ditemelo, insomma fatemelo sapere, ditemelo voi se vi può interessare questa tipologia, insomma di video che ogni tanto random vi mostro delle cosine. Spero che insomma questi video vi tengano compagnia, vi rilassino, non vi annoino soprattutto, e quindi adesso rimetterò dentro a questa pochette di plastica che andrò a mettere in valigia, tutti questi solari. Infatti ho messo tanti vestiti nel trolley che porterò come bagaglio a mano, così da non far pesare tanto per poterci mettere tutte queste cose, perché poi oltre a queste cose c'ho shampoo, balsamo, trucchi, di tutto di più. Mi porto sempre dietro un sacco di medicine perché ho paura per mio figlio che magari mi può servire qualcosina, quindi vado sempre di tante medicine e insomma, io spero insomma che questo video vi abbia rilassato, vi abbia tenuto compagnia. Non so se volete vedere qualche altro video simile. Io, come vi dicevo prima, sul mio primo canale farò quello del make-up che vi porterò insomma dietro, e quindi non penso di rifarlo anche qui perché sarebbe poi rifare gli stessi video e lo trovo un attimino insomma inutile. E magari vi posso fare, se volete, quello dove vi mostro gli shampoo, i deodoranti e cose varie che vi porterò dietro. Se vi può interessare, fatemelo sapere.
scrivetemi emozioni e messaggi, io adoro sempre leggere i vostri messaggi, rispondere ai vostri messaggi, insomma amo quando interagite con me. E se vi può interessare, insomma, vi posso fare quello delle altre cosine che mi porterò dietro. Io vi saluto, vi ringrazio, vi mando un grosso bacio. Ciao!